Sono rimpatriata. Voglio fare lo sportello. Vado a vedere. Buona giornata, ciao. Che effetto le fa vedere questa targa oggi sul, davanti al, al suo portone di casa? È un effetto un po' particolare perché passa direttamente dalla persona, dall'ottica visiva che avevo di lui a un ricordo che mi diceva prima Daniela che ha, sono già 14 anni che è mancato e mi è sembrato molto tanto, molto tempo. Lo vedevo al mattino, magari qualche volta salutava, qualche volta no perché era sempre di fretta, lavorava, era un grande lavoratore e rappresentava secondo me al di fuori di quello che, o al di fuori, in più di quello che hanno detto loro, rappresentava Milano sotto l'aspetto lavoro, che Milano vuol dire lavoro. Quando ha preso quel riconoscimento di dottore ad honorem, quando è venuto al ristorante lì siamo andati assieme e mi ha detto ma l'hanno dato anche a Valentino, come dire, lo danno a tutti, no? Era un po' un'ironia, ecco, perché lui senza dubbio si sentiva un personaggio molto importante e aveva cognizione di sé molto elevata, giustamente, giustamente perché aveva delle qualità indubbie. E comunque io, quello che ripeto, grande lavoratore, grande attenzione al suo lavoro. Io ho avuto anche un'occasione che mio figlio più grande, Alessandro, aveva partecipato a una delle sue trasmissioni, non raccomandato perché era andato, tant'è che poi insomma è stato eliminato, non so se ha vinto una serata o due e basta.